questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncho maxi maglia che ho deciso di chiamare Agata Blu. Per poterlo realizzare ho utilizzato due filati, in realtà sono due gomitoloni, eccoli qui, il Magnum Tweed dell'Imperatore Stampato, questo è della DMC, l'Imperatore Stampato è dell'Adrian Wool. Io ho utilizzato un gomitolone di ogni filato, vi dico già che per una taglia M vanno bene lo stesso mio quantitativo, mentre per una taglia L del Magnum Tweed ne dovete prendere almeno due, perché con uno non ce la fate. Ora, per quanto riguarda il gomitolone, vi dico che è da 400 grammi, mentre il Imperatore Stampato è da, vado a leggere che non mi ricordo più, 200 grammi. Voglio farvi vedere altre combinazioni di colore che potete fare. Io naturalmente vi lascerò il link al sito di entrambi i filati, guardate. Possiamo abbinare questo fantastico verde chiaro al verde scuro, o, metto qui così faccio prima, anche andare su qualcosa di un po' più tono su tono, ossia utilizzare appunto il beige, quindi vedete in realtà è un panna, quindi un panna sporco, un bianco, vedete, ma potete anche fare fragola, perché abbiamo entrambi i colori anche con il fragola, oppure un altro abbinamento sarebbe quello con il grigio, quindi veramente potete fare questo poncho nel colore che più vi piace. Io lo adoro e ve lo faccio vedere bene, eccolo qui, e per realizzarlo ho utilizzato l'uncinetto del numero 5. Ora, per quanto riguarda la realizzazione, vi dico che è semplicissima, si vanno a fare due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, si inizia dalle mattonelle e poi si lavora la parte alta, si vanno a cucire due rettangoli che come potete vedere sono veramente larghi sulle spalle, io ho fatto uno scollo abbastanza largo ma voi potete cucirlo anche di più. Una volta fatto questo si va a riprendere la lavorazione per creare appunto le maniche, io ho fatto in modo che il bordino, quindi gli ultimi giri, di farli con lo stesso filato che ho usato sotto, appunto per avere questo abbinamento mani polso sotto, però non ho fatto il granny, la mattonella granny è solo sotto. Un'altra cosa che vi devo dire, io non sono andata a cucire qui lateralmente, ho lasciato il libro perché appunto voglio che sia un poncho più che una maglia, però voi potete cucire tranquillamente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io utilizzerò due filati, l'Imperatore Stampato e il Magnum Tweed. I colori che ho scelto io di abbinare sono questi due, che mi piacciono molto perché sono molto, come si può dire, allegri per essere un poncho da indossare in inverno. Però se non volete fare questo tipo di abbinamento ve ne propongo anche altri. Potete abbinare l'Imperatore Verde con il Magnum Tweed Verde, facendo questo stacco tra verde erba e verde più militare, diciamo, quindi un verde più scuro. Oppure un altro tipo di abbinamento che potete fare è questo qui, che va diciamo quasi tono su tono, così l'Imperatore di questa tonalità e poi il Magnum Tweed che va sul beigeolino, però staccando sempre, perché come vedete questo è comunque più scuro rispetto a questo. Allora, con l'Imperatore Stampato noi andremo a fare le nostre mattonelle granny sotto. Io ne ho già fatta una per farvela vedere, mi viene 12x12 cm, lavorando con un il numero 5. La fascia sotto quindi verrà fatta appunto, faremo due pannelli uguali, uno dietro e uno avanti, faremo sotto le mattonelle e sopra andremo a lavorare con il Magnum Tweed il punto deciso, che ho deciso che poi vi farò vedere. Ora, quindi, come vi ho detto, ogni mattonella è 12x12. Io devo mettere tante mattonelle da arrivare alla larghezza che voglio del poncho. Non lo voglio larghissimo, quindi secondo me ne basteranno 5, forse 6. Comunque, adesso vi faccio vedere come andarla a fare e poi vi dirò quante mattonelle alla fine sono andata a fare, in modo da dirvi la larghezza del mio poncho. Quindi possiamo togliere la nostra mattonella, la lascio qui così comunque la potete vedere, eccola qui, facciamo una mattonella classica perché voglio dare risalto al filato più che alla lavorazione. Quindi andiamo a fare il nostro anello magico, ripeto, io lavoro con l'uncinetto il numero 5 e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre due mattonelle e altre due maglie alte, una e due, catenella di separazione, devo andare a fare un totale di 4 gruppi di 3 maglie alte. Una già l'ho fatta, quindi andiamo a fare il secondo gruppo, quindi una, due e tre, catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte, una,
2 e 3, catenella di separazione, scusatemi, devo tirare un po' di filo, rientro e vado a fare il mio ultimo gruppo. Quindi una, due e tre. Chiudo l'anello magico, invece di andare a fare la catenella di separazione, entriamo nella seconda, nella terza catenella, andiamo a fare una maglia bassa. Secondo giro, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro altre 2 maglie alte. Ora andremo a creare i nostri angoli. Vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle di separazione, rientro 3 maglie alte, una, due, tre. Archetto successivo di una catenella, di nuovo 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, una, due, tre. Archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, una, due, tre. Devo terminare il giro facendo il mio ultimo angolo, quindi rientro nell'archetto iniziale e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Terzo giro, rientro nell'archetto e di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, una, due. Scusate, altre 2 maglie alte per un totale di 3. Vado tra i due gruppi di 2 di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Vado nell'angolo e di nuovo vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Vado tra i due gruppi di maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Vado nell'angolo successivo e di nuovo 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, una, due, tre. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Vado nell'angolo di nuovo, 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, una, due, tre. Vado tra i due gruppi e vado a fare le mie 3 maglie alte. Termino anche il mio terzo giro andando a fare sempre nell'archetto principale iniziale 3 maglie alte, una catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Mi raccomando, se state usando un uncinetto più piccolo e volete arrivare sempre a 12 centimetri, andate a fare un giro in più. Quindi andiamo a fare il nostro ultimo giro. Sempre maglia bassa e 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte, una, due, tre, 3 maglie alte tra i due gruppi successivi, una, due, tre, e poi mi trovo nell'angolo e vado a fare quindi 3 maglie alte. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte. Gruppo successivo, vado tra i due gruppi successivi, 3 maglie alte, una, due, tre. Vado tra i due gruppi successivi, di nuovo 3 maglie alte. Vado nell'archetto di 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, quindi una, due, 3.
2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi come vedete stiamo facendo la classica mattonella granny. Vado tra le mattonelle granny, tra i gruppi di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte. Gruppo successivo, di nuovo 3 maglie alte. Veniamo nel quarto e ultimo angolo, quindi di nuovo entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e rientriamo alte 3 maglie alte. Quindi di nuovo gruppo di 3 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte, di nuovo 3 maglie alte tra i due gruppi successivi. E concludiamo andando a fare 3 maglie alte nell'archetto iniziale e questa volta 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nella terza catenella e nella seconda catenella andiamo a fare una maglia bassissima e spezziamo il filo. Chi invece deve fare dei giri in più vado a fare sempre angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e poi gruppi di 3 maglie alte sempre tra i due gruppi di 3 maglie alte. Vedete, io ho lasciato un po' di filo perché poi mi servirà per cucire appunto le mattonelle tra di loro, perché dovremo fare una striscia in questa, scusatemi, in questa maniera. Quindi io adesso continuerò a lavorare le mattonelle e alla fine vi dirò quante mattonelle sono andata a fare. Allora, sono andata a fare un totale di 6 mattonelle per ottenere una larghezza di 72 cm e per me va più che bene. Ora, per le taglie più grandi, io vi consiglio per una taglia M di andare a fare una mattonella in più, per una taglia L 2 mattonelle in più. Questa se volete la mia stessa larghezza. Se la volete ancora più larga, dovete andare a fare, cioè nella mia stessa larghezza, nel senso per come mi cade addosso. Se invece volete farla ancora più larga, andate a mettere mattonelle in più. Quindi io adesso cucirò insieme le mattonelle, sempre con ago e filo, classica cucitura, quindi nulla di particolare, le cucirò soltanto da questi lati, quindi soltanto per avere la striscia unita, quindi qua, qua e qua, non cucirò sotto né sopra né qui per chiudere, ma soltanto le mattonelle tra di loro. Una volta cucite andremo a cambiare il filato, quindi andremo a lavorare non più con l'imperatore stampato, ma con il magnum tweed per la parte sopra. Allora, ho terminato quindi di cucire assieme le 6 mattonelle, ho cambiato filo, adesso iniziamo a lavorare con il magnum tweed e andiamo a fare i due giri che dovremmo sempre ripetere per arrivare all'altezza, quindi alla lunghezza in senso di verticale della nostra mattonella, ossia quanto la vogliamo lunga, quanto scenda dalle nostre spalle alla vita o ai fianchi. Quindi io naturalmente vi farò vedere come fare questi due giri e poi vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza desiderata. Quindi mi aggancio qui dove ho la mia catenella, quindi vedete io qui ho le due catenelle, vado dove ho la catenella e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, la prima delle tre, vado a fare una maglia alta. E a questo punto vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Vado tra i due gruppi successivi, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado ancora tra i due gruppi successivi e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado dove ho la cucitura e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, scusate, mi devo tirare un po' di filo, 2 e 3 e ricomincio da capo, quindi vado tra i due gruppi e vado a fare 3 maglie alte e continuo così quindi per tutto il primo giro. Vado a fare sempre tre gruppi di 3 maglie, cioè i gruppi di 3 maglie alte tra i gruppi di maglie alte del giro delle mattonelle e il gruppo di 3 maglie alte dove ho la cucitura. Continuo così, vi faccio vedere appunto poi come terminare il giro e come iniziare col secondo. Sto per terminare il giro, quindi ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado sull'ultima delle 3 maglie alte della mattonella e vado a fare una maglia alta
entro nella catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta. A questo punto prendo il filo, vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi vado dove ho la maglia, la seconda maglia alta, e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ancora gruppo successivo, seconda maglia alta, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e quindi dobbiamo fare questo per tutto il secondo giro. Andiamo sempre a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta nella seconda maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente. Continuerò a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare il giro e come rifare un attimo il primo giro, e poi naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere i due giri. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto il ventaglio, quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte finali, quindi una e due. Quindi entro nella terza catenella e faccio la mia seconda maglia alta. Bene, quindi questi sono i due giri che vanno ripetuti. Io mi giro la lavorazione e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle, vi faccio rivedere il primo giro, che sono la prima maglia alta, vado la maglia alta successiva, un'altra maglia alta, e poi nell'archetto di ogni ventaglio andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Archetto successivo, quindi di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. E si ricomincia da capo. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo andare a fare fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io, come vi ho detto, vi farò sapere quanti giri ho fatto, e poi dovremo andare a fare un altro rettangolo identico a questo che stiamo facendo. Ho finito il mio rettangolo, io alla fine ho fatto l'altezza dal basso verso l'alto di 42 cm, andando a ripetere i due giri per 10 volte. Adesso, come vi ho detto, andrò a fare un altro rettangolo identico che mi serve per la parte dietro, e poi vi dirò come andarlo a cucire. Ho terminato i due rettangoli, vedete, 1 e 2, che sono identici, e li ho sovrapposti l'uno sopra l'altro per poi andarli a cucire. Ho cucito dall'esterno verso l'interno 17 cm, sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando qui lo scollo. Mi raccomando, la taglia M e la taglia L cucito un po' di più, direi almeno una ventina di centimetri per la taglia M e 23 cm per la taglia S. Naturalmente, se avete aumentato le mattonelle sotto, se invece le mattonelle sono uguali alla mie, allora andate invece a cucire un po' di meno, circa 2 cm in meno rispetto a me per una taglia M, 4 cm in meno rispetto a me per una taglia S, però diciamo 17 cm, fate 15 cm tra me, tra taglia M, e fate un 13 cm taglia L. Questo se avete messo le mie stesse mattonelle, o comunque mettete i marcatori prima di cucire per vedere quanto fare largo lo scollo. A questo punto quindi possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica io sono andata a mettermi un marcapunti, vedete qui, contando un po' i centimetri. Allora, io ho fatto lo scalfo di 15 centimetri. Per fare 15 centimetri io sono andata a contare 9 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi tra il decimo e il nono sono andata a mettermi un marcapunti per avere una circonferenza, quindi di qui, cioè un'altezza per il mio per la mia manica di 15 centimetri. Ora, per una taglia M io vi consiglio di scendere di almeno un'altra, se non anche due giri. Stessa cosa per una taglia M, scendete un po', L, scendete un po' di più. Calcolate, se io ho messo 15 centimetri per una taglia M, dovete stare sui 17 centimetri, 19 centimetri per una taglia L. La manica deve rimanere larga, perché comunque questa è una maglia, è un poncio maglia, quindi deve rimanere larga la manica, non la dobbiamo andare a fare stretta. Detto ciò, io adesso ricomincio a lavorare sempre con il filato Magnum Tweed, sempre con l'uncinetto del numero 5, e andremo a fare i nostri giri, sempre i due giri che abbiamo fatto anche per
il corpo della nostra del nostro poncho. Allora, quindi io, come vi ho detto, mi aggancio sotto, quindi tolgo il mio marca punti così vedete meglio, eccomi, e prendo il filo, entro sia avanti che dietro e vado a fare una maglia bassissima e poi vado a realizzare, scusatemi, 3 catenelle fermando ancora di più il filo, quindi 1 2 3, una catenella di separazione, rientro sia avanti che dietro e vado a fare un'altra maglia alta, quindi ho fatto il mio ventaglio. Adesso vado a lavorare per tutta la circonferenza. Io vado a lavorare in questa maniera, vado direttamente qui dove ho il forellino e vado a fare la mia ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, salto una maglia alta orizzontale, vado alla successiva e di nuovo maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, vado salto un forellino, salto una maglia alta e vado nel forellino e vado a fare una maglia alta, catenella e maglia alta. Allora, in questo caso dovete gestirvi un po' voi come andare a fare i ventagli, non dovete fare in modo che la maglia si stringa né che si allarghi troppo, quindi calcolate un po' sempre questa separazione che faccio anche io. Io naturalmente vi dirò quanti ventagli sono andata a fare. Se vedete che la lavorazione tende a stringere, avvicinate un po' i ventagli. Se vedete che ne sono troppo vicini e quindi la manica si allarga, cercate di separarli un po' di più. Io adesso continuo e vi farò sapere alla fine quanti ventagli sono andata a fare. Sto terminando il primo giro, ho fatto un totale di 16 ventaglietti, quindi entro nell'archetto, nella terza catenella, e vado a fare una maglia bassissima. E adesso andiamo a fare il secondo giro, quindi entriamo dentro e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte e poi andiamo in ogni ventaglio, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Quindi, come potete vedere, i giri sono veramente semplici. Andiamo a fare gli stessi giri che abbiamo fatto prima, però li facciamo in tondo e continuiamo così. Io l'unica cosa che vi dico è che farò le maniche lunghe e però farò gli ultimi giri e vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare con l'imperatore stampato, in modo da avere, diciamo, i polsini che richiamano la parte sotto della lavorazione. Quindi il colore della lavorazione, perché non andrò a fare mattonelle granny, quindi continuo a lavorare in questa maniera e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il primo. Termino il secondo giro, poi ho fatto le ultime 3 maglie alte, entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia alta e vado di nuovo a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta. Quindi, come vi ho detto, io adesso continuerò a lavorare in questa maniera, facendo sempre 2 giri, vi farò sapere quanti giri ho fatto in totale e quanti giri sono andata a fare appunto con l'altro filato. Ho ripetuto il motivo per 13 volte, quindi 2 giri per 13 volte, però ho fatto gli ultimi giri e non motivi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 con il colore dell'imperatore stampato. Quindi ripeto, in totale sono 13 volte ripetuto i 2 giri, però gli ultimi 5 giri sono andati a farli con l'imperatore. Voi naturalmente potete fare più giri, meno giri, potete fare la manica dell'unico colore che volete, questo non è assolutamente un problema. Io adesso andrò a fare la seconda manica, poi deciderò se rifinire anche lo scollo del poncho.